Mentre il cinebasto Vevor si avvia, è giunto il momento fatidico di intestare il cavo di rete. Cosa che avete visto in molti miei video in cui non ci riesco perché sono un imbranato. Ma oggi ci riproviamo con metodo scientifico e procediamo quindi a castrare questo cavo, spellarlo come si deve, utilizzando un taglierino indegno. Ecco, estraiamo la lama e cerchiamo di spellare la parte esterna. Io con le pinze non ci sono mai riuscito, perché tu la metti qua, c'è il taglio fatto apposta, dicono, per spellare il cavo, però tagli sempre i conduttori ed è un inferno di bestemmie poi che scaturisce. Ora la plastica la leviamo dai coglioni. Questo filo maledetto, fastidiosissimo, lo bruciamo. Io di solito lo brucio con l'accendino perché è un fastidio. Ecco. E poi c'è questa cagata al centro, questa cagata fastidiosissima di plasticazzi. Questa è una vera cagata inutile, è una cagata vomitata, come potete vedere. E io la elimino tagliandola. E ora abbiamo i nostri conduttori che dobbiamo raddrizzare, mentre la stufa, come sentite in sottofondo, si accende. E quindi userò il classico schema che uso sempre: bianco arancio arancio, bianco verde blu, bianco blu verde, bianco marrone marrone su entrambi i lati, e otterremo così un cavo dritto. Ora, per crimpare questo connettore, io non userò la pinza apposita CAT6A che ho comprato tempo fa su Amazon, perché è una cagata. Questa pinza è una cagata pazzesca, una cagata, non funziona, è una merda. Userò questa crimpatrice cinese comprata 15 anni fa, Oubao Tool, come vedete dalla scritta, la famosissima marca Oubao. Quindi adesso mettiamo i conduttori nella posizione giusta, quindi bianco arancio arancio, bianco verde blu, bianco blu verde, bianco marrone marrone, ed eccoli qua. Ora bisogna straightarli, bisogna renderli dritti, ok, così. Qui c'è un filo di rame, il filo di rame non deve rompere il cazzo in mezzo ai fili. E quindi di nuovo bianco arancio arancio, bianco verde blu, bianco blu verde, bianco marrone marrone. Perfetto. Ora che sono straighti, io questo glielo arrotolo, vediamo un po' se riesco a fare una cosa così. Poi prenderò un connettore di questi che è schermato, ci metterò questa inutile cazzata che non capisco, però prima taglio e li rendo similaun, li rendo simili come altezza. Ora questa pizza è consumata, ma va bene, li ho tagliati dritti, come vedete. Controllo che siano posizionati giusti, bianco blu verde, bianco marrone marrone, perfetto. Poi ci metto questa cagata vomitata inutile che non capisco a che cazzo serva sinceramente, però ci infilo perché c'è e la uso. E questo lo metto lì, sinceramente non so a che cazzo serve. Dopodiché prendo questo dalla parte dei contatti che si vedono e dovrei riuscire a ficcare questo in modo che stiano piatti e si ficchino. In teoria dovrebbero entrare, ma come vedete si accavallano merdosamente, si accavallano in modo merdoso. Perché questo è un connettore di merda, un connettore di merda, anche lui preso su Amazon. Quindi devo cercare un connettore diverso e infatti prenderò questo qua,
che è un connettore normalissimo. No, questo è lo stesso. Questo qua che ha il cazzo piatto. E quindi io questo non lo uso e lo butto via. Così come butterò via tutti quei cazzo di connettori che ho preso inutilmente. Bianco arancio arancio, bianco verde blu, bianco blu verde, bianco marrone marrone. Perfetto, ora questi li ficco in questo normalissimo connettore e... ed è troppo lungo, va bene, perché questo non escono di qua, va bene, allora li devo rifilare ancora un po'. E li rifiliamo ancora un po'. Perfetto. Quindi abbiamo circa bianco, verde, blu, bianco, blu, verde, bianco, marrone, marrone. Perfetto. Ora prendo il connettore, questo qui, glielo straficco. E non entra. Ah, ecco, entra. Verifico da qui i colori, bianco arancio arancio, bianco verde blu, bianco blu verde, ma non è perfetto. Ora ficco con violenza e se riuscissi a fargli fare contatto con questa calzina metallica all'interno, in teoria grimpandolo, aia, poi dovrò. Ecco fatto. Questo gliel'ho ficcato e ora crimpo con la pinza cinese. Quindi questo va messo così. Ed ecco l'atto del crimpo. Ecco, crimpato. Con violenza. Questo cavo è crimpato. Questa parte qua la rifilo perché mi sta sul cazzo. E questo qua lo taglio pure perché mi sta sul cazzo pure lui. Diciamo che sono sufficientemente sicuro con le dita insanguinate di avere crimpato questo cavo e lo insanguino. Insanguino il connettore. Ecco fatto. Ora c'è il mio sangue su questo connettore e quindi è giusto così. Ovviamente dimenticavo, quando si crimpa un cavo, mi raccomando, dimenticatevi di infilare questo. Dovete dimenticarvelo come ho fatto io. Adesso non ci resta che provare al volo se funziona. Quindi lo prendo, è stato intestato anche dall'altra parte, e lo ficco. E sembra funzionare, quindi stacco quello che c'era e attenzione, funziona. Attenzione, funziona, funziona, il che è fantastico. Quindi ora, se riesco ad accendere questo computer di merda, perché non si accende? Ecco perché non si accende. Ecco perché. Fanculo. Ok, devo accendere il computer di merda, devo accendere il monitor di merda, devo accendere anche lui. Lo stronzo di merda. E va. Abbiamo vinto. Quindi abbiamo visto che la crimpatrice cinese di 15 anni fa funziona perfettamente e la crimpatrice Amazon di merda comprata appositamente per questi cazzo di connettori di merda non funziona. Quindi ora posso finalmente tirare via questo cavo, posso levare questo cazzo di cavo che ovviamente non esce. Ecco, si sta uscendo, ora me lo tirerò dall'esterno e strapperò con violenza il connettore, perché sono sicuro che da lì non passerà. Ma io tirerò fortissimo e lo farò passare di forza, perché così si fa.
Così si fanno le cose in modo professionale. È fatta. Non ho più cavi in mezzo al cazzo. La parete è libera. Posso cominciare a fare pulizia e poi finalmente a mettere gli scaffali. Evviva! È rimasto un fil di ferro volante qua che posso tirare con violenza, così. E quindi sono a posto. Fantastico. Unire i puntini. Cosa apparirà? Una busta enorme, enorme. E il contenuto? Il contenuto sarà esso stesso il contenitore? Che felicità! Già mi sento felice! Sono dei regolatori di tensioni 7809. Chissà cosa mai ci serviranno. Ma soprattutto guardate la cura del venditore. Happy! Happy with the purchase lever review! Yes, because I'm so happy! Happy! Comunque mi sono reso conto che se io qua mi metto a pulire prima di montare gli scaffali non ne esco più. Quindi ho pulito qua, anche se non si vede perché è ancora sporco il pavimento, ma qui bisogna lavarlo e adesso proverò a lavarlo col mocio. Ma devo mettere gli scaffali perché le cose che sposto devo poterle mettere da qualche parte. E quindi metterò uno scaffale, quello che ho liberato di là, perché qui c'è troppo inferno. C'è troppo inferno e non ho dove mettere le cose, quindi devo cominciare a mettere gli scaffali. Non c'è soluzione, non c'è alternativa. Beh, una volta lavato non è male. Il problema è che bisognerà lavarlo più volte perché c'è tanta polvere e c'è tanta devastazione e saccheggio. Gotowi. L'eterna lotta contro colui. Queste viti di merda. Io vorrei capire chi cazzo ha progettato queste viti di merda per cui serve un cacciavite piatto largo 14 mm o una punta di trapano, una punta di cacciavite spuntata, perché sennò non prende. Ma chi cazzo ha inventato queste viti di merda? Maledetti. Ora queste le ho già avvitate, sì. Fanculo. Fanculo. E voi vi chiederete, ma come mai stai avvitando lo scaffale che era già montato? Semplice, perché logicamente lo scaffale finiva esattamente a livello delle prese. E ora sicuramente io avrò sbagliato. Ah, no, le prese sono libere. Va bene.
ce l'ho fatta. Certo, sono nascoste dallo scaffale, o lo sposto un po' più in qua, oppure vaffanculo. Ora ovviamente io qua posso mettere solo due scaffali, uno di fianco all'altro. Però mi rimane questo spazio di dietro morto. E io sto pensando che potrei segare qui, fare un altro scaffale a livello scatola IKEA. Questi sono scatola IKEA compliant, come potete vedere. Potrei mettere un altro scaffale a livello scatola IKEA qui e segare quel montante. E sottolineo segare, quindi segare qua in modo da poterlo avvicinare di più al muro e evitare lo spreco di questo spazio qua dietro, dove in teoria uno potrebbe metterci le scope, ma so che non ce le metterò mai e diventerà un ricettacolo di orrore. Invece segando probabilmente sarebbe più meglio. Sì, penso che farò così. E poi l'altro scaffale starà qui accanto e eventualmente nella parte in mezzo ci metterò delle tavole o qualcosa, oppure lo lascerò libero per metterci veramente le scope. Oppure, certo, se ci fosse lo spazio ci metterei quello in mezzo. Adesso faccio qualche calcolo. Abbiamo uno scaffale compliante con le scatole IKEA. Adesso non ci resta che fidelcastrare. La sicurezza innanzitutto, guanti, occhiali protettivi della Honeywell e il cosiddetto flex, detto anche frullino, che collegherò nel mio culo, perché è dotato di questa merdosa asciugo di merda, spina che io odio profondamente in quanto totalmente inutile. Ecco l'impianto a muro. Fido il castro. Vittoria socialismo lui. Vittoria socialismo lui, però lui. Vittoria. Vittoria del socialismo lui. Ovviamente ho creato altra polvere. Grazie. Grazie signore per la polvere. Grazie. Ne sentivo la mancanza. Sta stronzata, mi sentivo veramente la mancanza. Abbiamo dal cazzo questi ferri, abbiamo dal cazzo la scatola IKEA unità di misura, e ora ficchiamo lo scaffale laddove deve essere. Perfetto, resta giusto niente, restano 10 centimetri lì. Ma la forma è perfetta, vedo che la presa è storta, ma me ne sbatto. E ora, cavolo, devo prendere le misure. Poiché lui sarebbe fantastico. Lui è 48 centimetri. 48 centimetri. Lo scaffale è un metro. Abbiamo un metro, qui abbiamo un metro e non ci entra per un pelo di culo. 148 esce fuori di 2 centimetri. Maledizione, maledizione. Potrebbe non essere comodo lui messo qui, perché arriverebbe in mezzo al cazzo qua. E con lui in mezzo al cazzo qua non posso accedere qui. Quindi niente, lo lascerò così e qui ci metto l'altro e qua ci metterò qualche stronzata. Ora devo liberare questo e sarà un bagno di sangue.
sarà un bagno di sangue. Sangue e lacrime. Lacrime di sangue. Con ovio. Oggi siamo healthy. Credo che siamo a buon punto. Ho reso questo scaffale anche lui IKEA compliant, aggiungendo un ripiano che ho trovato di là, che non matcha, però insomma va bene lo stesso. E a livello con questi. E quindi per completare ho fatto il buco dello scarico della stufa, che ho misurato con questo tubo da 2 metri che non userò, il buco per lo scarico del cinebasto. Guardate che meraviglia, è veramente un buco. Fantastico. Questa mi dà fastidio. Ho risolto. Contemplo la quantità di scatole IKEA e l'avvenuta rimozione degli scaffali che supportavano essi. Rimane solo questo, vedremo dove metterlo, ma la cosa importante è questa meraviglia. Scaffalorum. Ora in mezzo qua cosa ci metto? Sicuramente ci metterò questa cassettiera, perché qua è veramente scomoda. Questa non ci entra, perché? Perché è troppo larga, ma soprattutto è troppo profonda. E quindi spunterebbe molto in fuori. Ora non posso spostare questo scaffale di là e mettere la cassettiera qua. Primo, perché coprirei le prese. Secondo, perché io qua sopra, in corrispondenza di questo meraviglioso scarico, ci devo mettere la stufa. Il cine bastardo. Che poi dovrà mandare anche aria calda lì, sopra. Il che è una cosa meravigliosa. Quindi la struttura degli scaffali rimarrà questa per ora, finché, chissà, non costruirò quello che volevo realizzare. Ora potrei mettere un supporto qui, all'altezza di questo uccello del malaugurio, un supporto lì, e avvitare un frammento di scaffale qui che va contro il muro lì. E avrei un altro scaffale, e questo vorrebbe dire segare uno di questi. Ci potrei provare, magari rivoltando la lamiera, prendendo le misure, ricostruendo la struttura. Io adesso ci gioco un po'. Quella di accorciare uno scaffale di latta potrebbe essere un'idea giocosa, una vera e propria idea giocosa. E quindi noi ci proviamo, perché mi piace. Quindi lo scaffale sarà 82, ma devo tagliare la mera 86, perché va ripiegata per creare questa parte, se mai ci riuscirò. Quindi intanto taglio. Tutto visibilmente storto, perché questo è 14 e un cazzo, e questo è, no, va bene, 14, quindi devo andare leggermente più in là. A occhio, le cose si fanno a occhio. Perfetto, forse è un po' troppo, me ne fotto. Thank you.
pezzo già mi ha rotto i coglioni. Ora devo segare queste parti, sottolineo segare, il problema è ripiegare questa lamiera in modo degno e lo farò sul tavolo, ma il tavolo è pieno di merda. Come vedete, il tavolo è già ripieno della merda ed ecco che con un pezzo di legno opportunamente fidel castrato io posso forse posso fare schifo. Ovviamente ho fatto schifo con il pezzo. Fatto uno schifo e... ora devo solo piegare questa parte, ma la piegherò a mano perché mi sono rotto il cazzo. Ha la forma di uno scaffale, non sarà perfetto, ma insomma potrei raddrizzarlo ancora così, appoggiandomelo così e dando martellate. Cambiato un cazzo, insomma, però adesso ho la possibilità di ficcare il supporto e da questa parte ha un gancio. Da questa parte sapete cosa avrà? Un cazzo di niente! Tutto sommato, dopo diverse bestemmie epocali, abbiamo ricavato un simile scaffale bloccato con tre viti del cazzo. Direi che lo possiamo montare, però devo fare i buchi esattamente come sono fatti qua e questo sarà difficilissimo.